Ok. Eccoci, siamo live con il grande Filippo. Intanto, grazie ancora di aver accettato. E come stai in questo periodo così? Bene, bene. No, tutto bene, dai, tutto a posto. Speriamo che si vada verso la fine e quindi un Sì. po' più di ottimismo, dai. Esatto. Come lo vedi questo inizio del reinizio del campionato? Con Vicino, curiosità, lontano. in quel senso lì, ma io credo che stiano facendo di tutto per farlo ripartire, quindi alla fine credo ci riusciranno. Stanno cercando di farlo facendolo passare come un campionato sicuro, ma credo che questo non si possa avere. Dovranno rischiare qualcosina e speriamo che vada tutto bene, però credo che stiano facendo di tutto per farlo ricominciare perché è necessario che ricominci, altrimenti a livello economico si perde troppo. Esatto, è una perdita troppo grande a livello economico, quindi per quello più che altro. Poi con la quarantena di squadra, certo, c'è sempre il rischio che si scopra un positivo all'interno di una squadra, purtroppo è un virus, quindi bisognerà conviverci ancora per un po'. Speriamo di Sì. debellarlo il prima possibile, però. Bene, allora oggi 24 maggio, 2 giorni fa, c'è stato un anniversario importante, quello del triplete. Purtroppo nello stesso giorno è venuto a mancare Gigi Simoni e ci piace pensare che abbia deciso di, diciamo, di scegliere, diciamo, questo giorno per essere ancora più legato ai nostri colori. Quindi ci piace pensarla così, ecco. Qual è il tuo ricordo? Un ricordo di Gigi Simoni? Ma guarda, vabbè, è chiaro che in quel periodo la vivevo solo da tifoso l'Inter e per me è il ricordo di un allenatore che ha creato un ambiente molto empatico, ha creato un gruppo solido, una squadra fenomenale anche perché c'era dentro Ronaldo, quindi quando vedevi giocare Ronaldo, insomma, ti scendeva la lacrima. Simoni ha messo tutti d'accordo, non ha mai nascosto il fatto che Ronaldo fosse diverso dagli altri. Gli altri l'hanno accettato e se l'hanno accettato non è solo perché Ronaldo effettivamente era diverso dagli altri, ma perché al comando c'era un uomo buono, un uomo empatico, un uomo che voleva bene i suoi ragazzi, che li faceva rendere tanto. E quell'anno l'Inter avrebbe vinto scudetto e Coppa UEFA, non solo la Coppa UEFA, se tutto fosse filato normalmente. E quindi è un allenatore che è rimasto nei cuori dell'Inter, dei tifosi dell'Inter. Poi ci ricordiamo quello Juventus-Inter dove successe di tutto e Simoni, che non era abituato a fare quei tipi di invasioni di campo, la fece con una rabbia, ma contemporaneamente con un'eleganza che non avevano eguali. Cioè, le vedi ogni tanto le persone anche senza conoscerle, quando le vedi capisci qualcosa di loro. E Simoni ti dava l'impressione, l'idea, la sicurezza di essere un uomo buono, ecco, e quindi quello mi ricorderò. Sì, un uomo per bene, diciamo, ha incarnato perfettamente lo stile Inter, quindi come Sì. ben ricordavi, anche nelle proteste comunque è sempre stato signorile. Quella si vergogni, Sì. quella era sempre comunque molto elegante per dire, quindi ha incarnato perfettamente il nostro stile. E invece, tornando al 22 maggio, 10 anni fa, hai commentato quella partita. Che Sì. emozione è stata, che comunque noi abbiamo sempre rivisto anche i video, anche. Ma è stata incredibile, è stata incredibile. Sai, io in questi anni ho fatto tante telecronache, tantissime emozionanti, tante belle, sai, con l'Inter lo sapete bene anche voi, di partite emozionanti ce ne sono a bizzeffe, quindi non stiamo mai tranquilli. Quella è stata una cosa diversa. Quando mi chiedono qual è la tua preferita, io tra le mie preferite escludo sempre quella, perché quella partita è stata una cosa da sé, una cosa diversa che non va inclusa insieme alle altre. E a livello di tifoso è stata qualcosa di irraggiungibile, perché la Coppa dei Campioni la sappiamo tutti da quanto la si aspettava. E a livello professionale è stata una cosa pazzesca, cioè 12.000 persone lì insieme a me a vedere la partita, parlavo a loro, loro agitavano la squadra, io li sentivo, è stata diversa, è stata impareggiabile. È vero, a distanza di tanti anni riesce ancora, diciamo, a suscitare le stesse emozioni, quindi rivedendo
o comunque ricordandosi, anche ognuno di noi ricorda esattamente dov'era, le sensazioni, perché diciamo che vincere tutto in un anno non è affatto semplice, e no, quella squadra è stata davvero incredibile, ha fatto dei risultati davvero incredibili. Un giocatore che adesso porteresti nella nostra Inter, sebbene comunque quella squadra, abbiamo già detto, è incredibile, ma uno, il primo che ti viene in mente, che dici mi manca, vorrei tanto averlo nella nostra Inter. Di quella Inter lì, di quella Inter, ragazzi, mi fai una domanda troppo difficile, a loro modo ognuno ha dato, cioè c'è qualcosa per cui ricordare tutti in quella squadra, cioè da Ulio che fa quelle parate incredibili, che servono per arrivare fino alla fine, perché poi noi ci ricordiamo tutti quella su Messi, ma col Chelsea ne ha fatta un'altra clamorosa in finale, sull'1-0 inizio secondo tempo, non mi ricordo esattamente chi era, forse era su Robben a giro, se non sbaglio, no, quello lì è stato cambiato, si è trovato davanti alla porta tu per tu con un tiro a colpo sicuro, esatto, inizio secondo tempo. Sì, inizio secondo tempo sull'1-0, sull'1-0 mi pare fossimo ancora, non lo so, comunque, poi Julio Cesare, il capitano, che è il simbolo dell'Inter, Zanetti, dopo tanti anni di sofferenze, alla fine riesce a vincere tutto e porta la Coppa dei Campioni dopo 45 anni, Maicon, che era fantastico, Schneider, Milito, Eto'o, come fai, Stankovic, Cambiasso, come fai a sceglierne uno? Non è giusto, non posso scegliere nessuno. Giusto, risposta giusta. Prendendo delle domande che stanno arrivando, Michele Storsillo chiede se sono giusti secondo noi prendere dentro Napoli e Roma nei playoff. No, ma non sarebbe neanche giusto, non sarebbe neanche giusto fare un playoff a 4 in cui l'Atalanta, che ha 15 punti dalla prima, può rischiare di vincere lo scudetto. Che poi va bene, tutti, è bello riempirsi la bocca e dire che tanto è uno scudetto che nessuno considererà perché è tutto strano, perché non vale. No, no, poi alla fine quando uno gioca e uno lo vince, voglio vedere se dice non mi interessa. Vero. Quindi se ricominci uno scudetto che vale, fare un playoff a 4, è vero che garantisce alle prime 4 il posto Champions, i 30 milioni, 40 milioni della qualificazione, però è anche vero che l'Atalanta, che ha 15 punti da Lazio e Juve, può rischiare di vincere. Non credo non sia corretto. Comunque giusto, no, giusto. Esatto. E invece rimanendo sempre su quest'anno, aspetta che giro qua, ok, sì. Come hai visto l'Inter, questo modulo anche criticato a volte, questa difesa a tre che a volte diciamo è stata criticata da molti tifosi, l'essere poco malleabile, ecco, definiscono così Conte. Tu come l'hai vista la nostra Inter quest'anno? Come ti è sembrato, un parere? Ma in realtà negli ultimi anni ho sempre sentito criticare gli allenatori per essere poco malleabili, l'ho sentito di tutti, cioè prima di Conte c'era Spalletti, lo accusavano della stessa cosa. Un allenatore arriva con la sua idea di calcio, costruisce la squadra in base alla sua idea di calcio, Conte sta lavorando da un anno, comunque ha lavorato per 6 mesi prima della fine del campionato, 8 mesi, sulla difesa a tre. Il progetto è quello e non è che stava andando male, quindi stava costruendo qualcosa di positivo sulla difesa 3. È chiaro che poi puoi apportare qualche accorgimento tattico durante la partita o in una partita particolare, se ti mancano dei giocatori, se c'è un avversario che ha delle caratteristiche specifiche per cui puoi adattare la tua squadra, ma in realtà se tu pensi di dover imporre il tuo gioco, la tua idea di calcio è quella, devi usare, quindi la difesa 3 per me è giusta, se lui ha questo credo. Mi pare che fino alla fine, fino alla pausa diciamo forzata, le cose stessero andando abbastanza bene e Conte l'ha appena presa la squadra, quindi ha ancora da lavorare sulla difesa 3 e sul resto. Però hai visto dei miglioramenti? Nelle ultime partite comunque ha tentato negli ultimi minuti a passare a 4. Tu pensi che possa l'anno prossimo magari passare una difesa 4 o erano soltanto delle prove che ha fatto nelle ultime gare? Ma guarda, conoscendo Conte, io non ho la certezza ovviamente, ma conoscendo Conte io credo che lui abbia questa idea e ha lavorato su questa idea.
Non penso che a neanche metà progetto, dopo 6 mesi, lui prenda il suo lavoro e la sua idea la cestini per fare una difesa 4. Lui ha adattato Godin per fare la difesa 3, non ha fatto dei passi indietro perché Godin era abituato a 4. Stesso discorso vale per Skriniar. Quindi io credo che la sua idea vada al di là delle caratteristiche dei giocatori. E se crede di avere dei giocatori che sono di livello, come possono essere Godin e Skriniar, ovviamente. Crede anche che questi giocatori possano, essendo difensori centrali, li po possano fare il difensore centrale anche in una difesa 3, oltre che in una difesa 4. Devono essere duttili, il ruolo è sempre quello, ti devi adattare a uno schema di gioco un po' diverso. Io credo che a Conte sia mancato il centrocampo, con gli infortuni che sono arrivati di Sensi e Barella, su cui aveva costruito gli schemi, e dalle fasce dove dei problemi, insomma, ci sono. Quindi non è per me la difesa 3 il problema. E invece Eriksen? Ma Eriksen è un finto problema. Eriksen è arrivato a fine gennaio e sappiamo tutti che giocatore è. Non abbiamo preso uno sconosciuto dal Brasile di 19 anni che deve dimostrare chissà cosa, e magari ha preso un bidone. Ha preso un giocatore di 27 anni che è uno dei top da tot anni, no? Ha fatto appena adesso una finale di Champions. Insomma, non è proprio il primo che passa. È chiaro che è arrivato a fine gennaio in una squadra che lavorava insieme da luglio. Dopo un periodo dove non giocava al Tottenham, quindi a livello fisico non stava bene, e l'8 marzo è finito il campionato e l'Inter prima dell'8 marzo non giocava da 3 settimane in campionato perché era stata rimandata alla Sampdoria, quindi cosa ha avuto? 20 giorni? Stiamo parlando per me del nulla su Eriksen. Giocato davvero poco e diciamo sono delle critiche un po' gratuite. Il Crisi Inter vende sempre, quindi è Sì, certo. importante, esatto, tenerlo sempre presente. E invece si È parla vero, tanto sono d'accordo. anche di Lautaro. Cosa pensi Sì. tu? Perché ci sono delle idee abbastanza, diciamo, sono diverse tra di loro. C'è chi dice sì, 100 milioni sono tanti, perché alla fine 100, 111, però col periodo coronavirus sappiamo che alla fine i prezzi sono sempre un po', sebbene alcuni dicano c'è una clausola, paga solo quella. Quindi c'è chi dice no, sono pochi, Lautaro sta, diciamo, dimostrando il suo talento e può ancora crescere. Chi invece sostiene che siano tanti e si può investire bene nella squadra. Tu cosa ne pensi? No, penso che comunque 111 milioni siano tanti in assoluto, al di là del discorso Lautaro. Difficile pensare al di là di Neymar o di qualcosa di clamoroso, anche a livello mediatico, pensare a dei giocatori che sono tanti giocatori che sono andati via per più di 100 milioni. Beh. Quindi ce ne sono pochi e quelli che ci sono, a parte qualche meteora, sono tutti giocatori di grande livello. Poi qui però quando si parla di Lautaro bisogna considerare anche la volontà del giocatore. Io non credo che l'Inter, se Lautaro non avesse desiderio di andare via, deciderebbe di dare via Lautaro di propria Assolutamente. sponte. Quindi nel momento in cui Lautaro però ha un accordo col Barcellona, lo strapagano, lo vogliono a tutti i costi, vuole giocare con Messi e bla 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 bla, e a quel punto Allora, dice va c'è cioè. bene, ti vendo, però guadagno quello che voglio io in modo che poi posso reinvestire. Se arriva Werner, che tra l'altro ha fatto tripletta anche oggi. Se Sì, arriva Werner, quattro, quasi quattro. Lukaku, Cavani, boh, un quarto, comunque già con Werner, Lukaku e Cavani, secondo me non è che ci perdiamo molto, però. Sì, è vero, poi dipende tutto dalla volontà del calciatore, perché sappiamo che non si può costringere qualcuno a rimanere, non fa bene a nessuno, soprattutto all'Inter, perché poi alla fine a noi interessa l'Inter, i calciatori vanno e vengono, quindi ce ne faremo una ragione qualora abbiamo Beppe Marotta che si occuperà, sappiamo già che è un grande dirigente, quindi possiamo dormire sonni tranquilli. E invece di Vero. Lukaku, cosa pensi? Che comunque ha subito anche lui delle critiche dovute al fatto che alcuni si aspettavano di trovare un giocatore diverso. Quindi è stato subito bollato come scarso, come non sa far quello, non sa far quell'altro, perché ci si aspettava di trovare o un Icardi 2, quindi simile come caratteristiche. Ho un giocatore totalmente diverso, quindi tu cosa pensi? Ma io su Lukaku, per quanto riguarda le opinioni della critica, sono un po' malizioso e dietrologo, perché allora diciamo che Lukaku è stato l'oggetto del desiderio del mercato tra Inter e Juve e fino a che non l'ha preso l'Inter era un acquisto da fare. Poi l'ha preso l'Inter, è diventato uno scarso, un po' 80 milioni sono imbossito. tanti.
80 milioni, che tra l'altro neanche sono 80, quindi anche lì hanno esagerato la cifra, chissà per quale. Sì, cos'era, li vale 80 83 milioni, era la prima pagina di un quotidiano. Sì, è pazzesco, cioè neanche sceso in campo, capisco, dopo 10 partite non fai un gol e dici li vale sti soldi, allora è un titolo che io posso anche condividere. Ma qui stiamo parlando del giorno dopo in cui l'Inter l'ha acquistato, li vale? Sì, cioè se vai, anche perché se ti informi, non vuoi quello che scrive, e va a vedere le statistiche di Lukaku, voglio dire, i Esattamente. soldi li vale, ecco. E poi, per fortuna, dopo i primi tempi in cui hanno comunque rotto un po' le scatole, si sono dovuti arrendere un po' tutti, e li ha fatti tacere, e questo mi ha fatto molto piacere. È vero, soprattutto all'ultima partita di campionato, poi sì, c'è stato il Napoli, però l'ultima partita di campionato ha chiuso il derby, quindi che partita è stata per te quella? Quindi ovviamente abbiamo seguito anche la diretta che hai fatto. Il primo tempo è stato uno shock, diciamo, mentre io ero allo stadio, quindi eravamo tutti davvero, non capivamo come fosse possibile che l'Inter sia entrata in campo con quell'atteggiamento. Poi c'è stato Ma un guarda, arrivato una scossa, evidentemente. penso l'abbia accennato Chiara prima, l'Inter nell'ultimo periodo effettivamente ha avuto delle difficoltà, ha perso un po' di smalto, è mancata forse un po' la benzina, cosa che ci è capitata spesso negli ultimi anni, questa volta siamo riusciti a ritardarla un pochino, ma stava arrivando, tant'è vero che abbiamo perso con Juve-Lazio. Il derby più o meno è stata una partita del genere. Abbiamo fatto un primo tempo bruttissimo, bruttissimo, sembrava malloratorio. Non avevamo distanza tra i reparti, ognuno andava per i cavoli suoi, ci infilavano ovunque, eravamo proprio spaesati. E dopo il 2-0, sinceramente, io non è che ci credessi molto. Poi, però, considerando che il Milan che abbiamo davanti, avevamo davanti, è una squadra con grande difficoltà, dopo il gol di Brozovic, psicologicamente tutto è cambiato e lì per fortuna è arrivato il due pari subito dopo, e lì dopo il due pari ho detto la vinciamo. La partita è completamente cambiata, cioè anche a livello di testa, a livello di intenzioni, il Milan non esisteva più e l'Inter, c'era solo l'Inter in campo. Però il sentore che qualcosina cominciasse a mancare già dal derby l'ho avuto, ma già da Inter-Atalanta l'ho avuto. Però insomma, voglio dire, è stato un Quindi derby pazzesco, una goduria infinita. secondo te cosa manca per arrivare alle big europee, ma anche solo alla Juve? E manca qualche giocatore d'esperienza, ma nel senso di giocatori che hanno vinto. Noi, Veramente se tu vai a vederla. Eh lontanissimi. sì, certo, perché se vai a vedere la nostra rosa, è una rosa di giocatori giovani, tra l'altro molto forti, che però non sono abituati a pensare di vincere uno scudetto, di battere la Juventus in Italia o il Barcellona in Europa. Sono abituati a pensare di arrivare dodicesimi. Per esempio, quando Conte dice io faccio la Champions con Sensi e Barella, non lo dice per sminuire Sensi e Barella, perché li ha voluti lui, li fa giocare sempre e sono fortissimi. Lo sta dicendo perché tu fai la Champions e hai giocatori che non hanno mai giocato un minuto in Champions. E non è che non hanno Esatto. mai fatto un quarto di finale, non hanno mai giocato in Champions League e manco ci sono avvicinati, mai. E quindi è quello che ci manca, soprattutto a metà campo, ma anche in altri reparti. Ci manca quel tipo di mentalità. Sì, che già con Godin comunque si era fatto un grande acquisto sotto questo punto di vista. Adesso si parla anche di altri, o comunque di centrocampisti. Possibilmente la rosa andrà, diciamo, ad essere puntellata in quei ruoli. Che vabbè, Sensi dovrebbe rimanere con Barella, Brozovic, tutti gli altri sono un po' in dubbio, però si parla di qualche grande centrocampista, si Beh, parla noi anche abbiamo di già preso Vidal, Eriksen a gennaio, che è un abbiamo grande già preso centrocampista. Eriksen. E infatti, secondo te, Vidal in quest'Inter sarebbe così indispensabile, cioè spendere anche questi soldi per arrivare a Vidal, perché è diverso da Eriksen, ma anche in virtù del fatto che abbiamo preso Eriksen 2 mesi fa, praticamente anche pagandolo perché si poteva aspettare a parametro zero, però l'Inter ha voluto fortemente portarlo a Milano prima. Tu cosa pensi di Vidal? Perché molti dicono abbiamo già Nainggolan in casa, ma saresti favorevole a un reintegro del belga o meno?
Ma no, 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 non è una questione di quello che vorrei io. Ne parliamo da un anno. Anche Icardi farebbe comodo in attacco. Cioè, Icardi ha 27 anni, è un giocatore che fa 25 gol a stagione in campionato. Hai Lukaku, Lautaro, se rimane Icardi, voglio dire. Ma non è quello il punto. Il punto è che l'Inter ha tagliato il cordone ombelicale con Icardi, ha tagliato i ponti con Nainggolan e Perisic. Finita, non ce n'è neanche più da discutere. Questa è una scelta societaria e finalmente, dopo tanti anni, abbiamo una società integerrima da quel punto di vista, no? Prende una decisione e ci va dritta. Far tornare Nainggolan vorrebbe dire smentire le proprie idee e il proprio credo e farebbe perdere un po' di credibilità anche, no? Anche ai nostri occhi. Quindi no, assolutamente no. Poi Nainggolan è vero, è andato a Cagliari, ha fatto un inizio di stagione strepitoso, dopodiché... si è un po' perso anche lui. Ne parlavano solo quando giocava bene per dire che ecco l'Inter vedeva, doveva tenere Nainggolan. Poi, quando ha cominciato a non giocare più e non giocare bene, il Cagliari a perdere, nessuno ne parlava più. Però è Con i successo anche quello, soliti, se vogliamo vedere. esatto, e con i soliti infortuni che ha avuto anche da noi, che l'hanno anche Certo. condizionato. Sì, diciamo che però è più una questione comportamentale che fisica o di Sì, rendimento, certo. ecco. Sì, così Però come Vidal sta. è un giocatore che ha fatto a livello di squadre in cui ha giocato, eccetera, molto di più in Nainggolan. Non sono, secondo me, paragonabili per quanto sia forte Nainggolan, Sì. perché per me è molto forte, ma Vidal ha giocato in squadre leggermente più competitive rispetto a quelle in cui ha giocato Nainggolan. Vidal parliamo di Bayern Monaco e Barcellona Juventus. E Nainggolan parliamo della Roma. E Vero. dell'Inter un anno, e non lo Come? so, per me c'è molta differenza. Beh, a proposito anche dell'Inter che ha giocato, quindi il gol della Champions l'anno scorso contro l'Empoli, ma Sì. Dalbert, in quella partita, il tuo video che sta girando in una maniera ormai da un anno ed è molto divertente perché tutti soffrivamo in quel modo, chi allo stadio, noi eravamo allo stadio. Anche con Chiara eravamo insieme allo stadio e abbiamo proprio e in quel momento abbiamo tutti gridato esattamente come te. Questa cosa di Dalbert ormai è bella, è divertente, non per lui, per noi sì, perché poi è finita bene. Però Perisic, che io non amo assolutamente, in quella partita lì stava facendo benissimo il terzino sinistro Vero. e per quanto stessimo praticando, da terzino lui stava dando delle garanzie, l'Empoli non entrava dalla sua fascia, quindi Perisic stava giocando bene. Quando si è fatto male, ho detto, cavolo, per una volta che devi stare in campo, io voglio che tu stia in campo, te ti fai male. E ho visto Daver che si scaldava e ho detto, mamma ragazzi, qua è un problema. Qua è un problema, questo va in confusione. Speravo di sbagliarmi e in realtà non mi sono sbagliato. Questo ha fatto dei danni clamorosi, cioè andava davanti a chiudere la diagonale in anticipo quando invece doveva stare dietro a coprire. Cioè, faceva tutto il contrario, no? Il contrario di E quello che quella doveva fascia lì fare. è diventata terra di conquista, cioè entravano in qualsiasi modo da quella parte. Quando Danilo ha salvato sulla linea che la palla passava Mamma mia, attraversa, io wow. lì. Mamma mia. Lì c'è stato anche Ma un mio pizzico di fratello, fortuna per fortuna. voi mi potete confermare oppure no, mio fratello era allo stadio, anche lui, mi ha detto che al fischio finale, quando per fortuna è finita la partita e ci siamo qualificati, tutto lo stadio per boh, 30 secondi. Era zitto, non esultava neanche, erano talmente Sì, noi distanti, siamo talmente stati tutti male, scioccati. davvero. Io e Adele guardavamo per terra e non dicevamo Sì, niente. adesso hanno mandati via perché noi siamo rimasti seduti, non ce la facevamo, cioè, quando sei proprio stanco. Infatti alla Sì, certa hanno detto sì, sì. dovete andare via perché se, dobbiamo chiudere. No, eravamo No, poi proprio... la roba del gol di Brozovic mi No, ha quella... assolutamente atterrito, cioè, soffri. Questo da centrocampo tira, tu vedi piano piano la palla che sta entrando e dici, entra, intanto godi Una perché vedi che la liberazione, palla. esatto, si festeggia. Dici ok, è fatta. Poi rimani in E 10. E invece, noi non avevamo neanche capito dallo stadio, tra non è. l'altro, perché ovviamente non c'è replay. Quindi eravamo lì con i telefoni, ma cosa è successo? Quindi chiedevamo alla gente cosa fosse successo, perché era una roba davvero Pazzesco. incredibile Cioè, te pensare. l'annullano e rimani in 10. Rimane E mancano 5 minuti. con una punizione dai 30 metri per loro, a 2 minuti dalla Ah, fine. una roba da vomito, cioè io non ce la Va facevo più. bene, in È tutto andata, ciò dai. vediamo un'altra domanda. Sto guardando Insomma, un po' di sì, vedi. domande.
Un'altra domanda. Massimo Rina chiede: secondo te Cavani e Agüero a zero si può fare? No, Agüero a zero credo proprio di Agüero? no. Agüero è impossibile. Forse Cavani sta sì, nel è a zero, quindi 2021. Sus. 2021, sì, ma il Però. City ha detto che lo tiene fino a fine contratto e spero di rinnovarglielo ancora, quindi, ma poi Agüero, boh, perché cioè, mi riesce difficile. Cavani sì, Cavani perché no? Sì, Cavani sarebbe un ottimo acquisto, comunque poi lo prenderemmo anche come vice Lukaku fondamentalmente, perché diciamo che accanto a Lukaku è preferibile vedere uno con le caratteristiche di Lautaro, quindi ad esempio un Mertens sarebbe andato a meraviglia secondo me con Lukaku, perché è anche così piccolino, che copre tutti gli spazi, che si inserisce, mentre diciamo Lukaku è molto fisico, quindi attira su di sé, ovviamente si deve raddoppiare su di lui e libera gli spazi a giocatori molto tecnici, sebbene comunque Cavani sia di prima fascia, assolutamente. Mentre per quanto riguarda altre domande, vediamo. Zareno chiede: terzini forti ce ne sono in circolazione secondo voi? Beh, secondo me sì, c'è Hakimi che vorrei, però mi sa che se lo ripiglia il Per Real. rimanere in Italia, direi anche Pellegrini, a me piace molto, poi è di proprietà della Juve. Come italiani, dico il giovane che è a Sì, Cagliari quest'anno, a me se lo piace tiene la molto. Juve. Poi di proprietà della Juve, comunque, non ce lo darà mai. Mentre invece No, più chiedono che cosa altro pensi. bisogna capire, cioè i terzini, se noi continuiamo, cioè se noi teniamo la difesa 3, i terzini, terzini a noi non servono, a noi servono dei laterali che possono fare la doppia fase, come Young, no? Cioè Esatto. Young Come può Young. sia ricoprire la fase offensiva, sia avere il fiato anche se ha 35 anni per tornare indietro e fare la fase difensiva. Il terzino, inteso come terzino della difesa 4, a noi in questo momento non fa gioco, non Non si dice serve. col modulo, certo. Vediamo, Secondo te non lo so, Cancelo Lisandro invece in quest'Inter? Parigi. Beh, Cancelo mi piacerebbe, certo, è un altro giocatore più offensivo che difensivo, però nei secondi mesi all'Inter, nei primi tre non giocava. Però ha dimostrato anche di essere migliorato parecchio in fase difensiva. C'è da dire che negli ultimi 2 anni tra Juventus e City si è un po' perso, quindi Sì. bisogna anche rivalutarlo un pochino, anche se poi le qualità le abbiamo viste, sono in dubbio. È vero, però diciamo anche che come esterni Conte predilige sempre quel tipo di giocatore che sia fisico, ma che sì, punti ovviamente a spingere, ma che sia anche molto bravo a rientrare. Quindi diciamo che Cancelo nella fase difensiva ha un po' avuto degli svarioni anche nella nostra Inter, a pensarci, poi sì, Sì. infatti diciamo che ha esordito dopo qualche mese perché appunto non entrava negli schemi. Poi lì si giocava con la difesa a 4, era un altro il suo compito, però predilige un po' giocatori, anche lo stesso Candreva, che sì, è vero, ha sempre dei limiti, però comunque predilige più questo tipo, come Marcos Alonso, più che un Cancelo, ecco, come differenza tra i due, e più verso quel tipo di giocatore. Tu chi pensi che possa andare bene a Conte? Cioè in quest'Inter, se dovessi pensare a un esterno, qual è il primo nome che ti viene in mente che dici vorrei lui? Ma non lo so, perché quelli che vengono in mente a me sono impossibili da prendere. Non so, Alaba, per esempio, del Bayern Monaco, lo stesso Hakimi del Borussia, che però è del Real Madrid, sono giocatori. Hakimi poi è ancora molto giovane, però ecco, per esempio, Hakimi in fase difensiva, secondo me, qualche problemino ce l'ha, e quest'anno col Borussia lo ha dimostrato. Borussia ha avuto degli alti e bassi clamorosi quest'anno. E in difesa non erano messi benissimo. Hakimi davanti è un mostro, mi ricorda Maicon davanti. Dietro ha qualche problemino. Solo che Maicon giocava in un'Inter pazzesca e quando andava avanti non poteva anche non coprire, tanto c'erano Kivu, Lucio e Samuel che diventavano tre centrali e Zanetti copriva, Cambiasso che copriva. In questa Inter qua boh, diventa un pochino più, cioè bisogna lavorarci. Però gli esterni devono fare un bel lavoro perché no, io per esempio a memoria non saprei dirti degli esterni che possono essere acquistati a buon prezzo e che sono bravi. Devono fare un bel lavoro loro, è il loro mestiere, non il mio, quindi Nei spero che trovino. commenti chiedono di Chiesa, cosa ne pensi?
Non impazzisco per Chiesa. Non impazzisco per Chiesa. Poi se arriva, è giovane, italiano, puoi plasmarlo. Non mi pare una seconda punta. Non mi pare un esterno in un centrocampo a 5. Un esterno in un attacco a 3, sì, che segna poco, che è poco disciplinato a livello tattico. Alla Fiorentina se lo puoi permettere, da altre parti non so. E ci devi lavorare perché poi fisicamente tutto, corsa, tecnica, velocità, resistenza, visione di gioco, a tutto, però mi pare molto anarchico attualmente, quindi non lo so, non impazzisco, ecco. Sì, la penso anch'io allo stesso modo. Bene, allora Filippo, noi ti ringraziamo ancora. È stato molto Grazie a voi per gentilissimo per aver l'invito. accettato questo invito Grazie e speriamo di vederci mille. comunque Grazie presto, magari in un'altra diretta insieme a parlare della a voi. nostra Volentieri. Inter. Grazie Volentieri, mille, molto a volentieri. presto allora. Ciao Filippo. Ciao. Grazie, ciao, buona serata. A Ciao, ciao. te, ciao ciao.